Buonasera, bentornati per il venerdì di A Tutto Gol. È stata una settimana molto impegnativa per la Viola, sia per la fine del mercato che per la presentazione del nuovo centro sportivo. Ne parleremo questa sera con Riccardo Galli, La Nazione. Buonasera, buonasera, ciao. Tommaso Mattei, giornalista Mediaset. Buonasera a tutti. Sonia Nichini, la signora in viola. Buonasera, bentrovati. Sandro Bennucci, Firenze Post, che devi fare una comunicazione importante. Buonasera a tutti. Sì, comincio con una forte preoccupazione come presidente dell'Associazione Stampa Toscana. È arrivata la notizia stasera della cessione dal gruppo Gedi, che fa capo Repubblica, la stampa, la famiglia Agnelli in sostanza, del giornale Il Tirreno, che è uno dei due giornali che si stampano in Toscana. È una preoccupazione molto forte perché il gruppo Gedi è un colosso. C'è questo gruppo di imprenditori che ha comprato il Tirreno e poi anche tre giornali emiliani, Le Gazzette di Modena e Reggio e La Nuova Ferrara. Ecco, l'incognita è per quale motivo sono stati comprati dal gruppo Gedi questi giornali, in particolare il Tirreno, che è radicatissimo sul territorio. Qual è l'obiettivo di questi imprenditori? Potrei fare una battuta che la famiglia Agnelli ha comprato Chiesa e ha venduto il Tirreno, però è soltanto la battuta perché dal punto di vista dell'occupazione, gentili telespettatori, come presidente del sindacato dei giornalisti sono molto ma molto preoccupato. Grazie mille Sandro per questa comunicazione e presentiamo anche Martina Fanciullacci per i messaggi e le vostre mail. Grazie Greta, potete intervenire come ogni sera in diretta con noi tramite un messaggino al 342-1971-871 oppure ci inviate un'email a tuttogol@toscanatv.com. Grazie. Grazie mille Martina. Come vedete in sovraimpressione c'è un titolo, Fiorentina D.C. Secondo voi cosa vuole dire? Dopo coronavirus. No. Dopo Chiesa. Riccardo, dopo Chiesa. Bravo. Proprio per questo, visto che con la vendita di Chiesa si è chiusa un'era e se ne apre un'altra, sentiamo le parole di Daniele Pradè e poi di Commisso. Tra l'altro rispondono anche a una domanda di Riccardo Galli. T'ho sentito, sì. Chiesa è semplice. Siamo arrivati all'ultimo perché ci stanno tante piccole cose, noi dovevamo allungare il contratto, perciò allungare il contratto di Chiesa non è stata una cosa facile, e abbiamo allungato 3 anni poi alla fine ai numeri che volevamo noi, ma ci abbiamo messo tanto per arrivare a questa situazione, e ci abbiamo messo tanto per trovare le modalità di pagamento, ci abbiamo messo tanto per tutte queste cose, però alla fine per noi è un'operazione ottima. Un'operazione ottima dove sono contento che adesso ci siamo tolti di questo peso. Era diventata una telenovela, si parlava solo di questo, veniva messa in seconda parte la squadra, si parlava sempre di Chiesa. Devo essere sincero, io tante volte alla famiglia Commisso gli ho detto che secondo me era giusto e fare questa operazione. Loro gli hanno dato tanto amore e l'avrebbero tenuto volentieri, però non c'erano proprio i presupposti per farlo. Non siamo mai stati soprattutto per il papà di Chiesa, non siamo mai stati una situazione che poteva vederci insieme nel futuro. Siamo sempre stati considerati un veicolo per poter arrivare a altre situazioni. La Fiorentina non è mai stata presa in considerazione come un'eventualità. E perciò a questo punto, quando le situazioni sono così, è inutile andare avanti. È vero che siamo rimasti molto male, perché fino ad oggi ancora io... Mario, tu eri a Chicago? Chi era a Chicago? Che è successo a Chicago quando sono arrivato il bus per venire? La prima cosa che ho fatto è incontrare Chiesa. Ho aspettato io il bus, un poveraccio come me, ho detto adesso che mi metto davanti al bus, aspetto come un tifoso. Ok, sono stato tutto principalmente a Chiesa. Chiesa è stato seduto vicino a me, ok? Ma guarda, ancora non ho sentito di Chiesa io. Right? Hai capito questo? Non credo che noi io. Non mia moglie,
non mio figlio, no Gio Barone si merita questo, perché mai abbiamo detto abbiamo fatto una critica su Chiesa. Ma voglio dire pure un'altra cosa. Noi abbiamo perso la Chiesa, ma abbiamo la nuova Chiesa qui al centro sportivo. Ok. Le parole di Pradè, ci siamo tolti un peso e commisso, non ci meritiamo questo. Cosa ne pensate, Riccardo Galli, che eri anche in conferenza stampa? Sì, che non è finita bene, come inevitabilmente non sarebbe potuta finire bene, perché poi è finita all'ultimo momento. Io credo che un'operazione così importante e con delle decisioni evidentemente già prese, quello che appunto ha raccontato Pradè, da parte del giocatore e di chi lo rappresenta, in questo caso Enrico, forse si poteva arrivare anche a risolverla prima. Quindi io credo che io di queste immagini rivedo il commisso arrabbiato e allo stesso tempo anche molto colpito da come è finita la cosa. Deluso forse. Deluso, perché poi sì, c'è il lato economico, ci sono i soldi che la Fiorentina prende e sono comunque tanti, tenuto conto di che mercato è adesso, del Covid, perché tanti sono stati prestiti, tanti sono stati operazioni come quella della Fiorentina con dei pagherò, quindi non era facile chiuderla così. Però ecco, alla fine io ho visto molta delusione da parte della Fiorentina e a Chiesa auguriamogli buon viaggio verso Torino, e per la Fiorentina, come ha detto Pradè, forse è un problema in meno da affrontare. Tommaso? Guarda, io sono molto contento di essere qui stasera, ho fatto i salti mortali per esserci. Grazie. Perché ero insomma nelle Marche per lavoro, però volevo esserci perché Eri da Diego? Ah, davvero? Esatto. Le Marche. E avevo a cuore. Devi esserci anche perché tanti nostri telespettatori ti vogliono bene, ti scrivono, ti ammirano, bene, quindi voglio bene a loro. Allora, piacere. No, volevo esserci perché volevo dire la mia su Chiesa in maniera forte e decisa. Credo che questa vicenda si componga di più parti. Intanto la premessa, diciamo, più negativa di tutte. Invito tutti i tifosi della Fiorentina, delusi e arrabbiati, a lasciare in pace il povero piccolo Chiesa, assolutamente. Il fratello di Chiesa che non c'entra niente ed è ancora un minorenne, insomma, che non deve prendere quelle offese che ho letto sul suo account Instagram. Invito a lasciare in pace la povera fidanzata di Federico Chiesa, che ha subito degli epiteti nelle ultime ore vergognosi, e quindi questo è un invito all'intelligenza dei tifosi della Fiorentina. Detto questo, la prima cosa che voglio dire è che Iachini dovrebbe prendere il microfono, andare in conferenza stampa e chiedere scusa a Firenze e a tutti i tifosi. Perché Pradè ha detto che questa è una vicenda che va avanti da tempo. Quindi Iachini, l'ultima domenica di campionato, sapeva benissimo che Chiesa sarebbe partito. E un allenatore che ha a cuore Firenze non dà la fascia di capitano a Chiesa. Non dà la fascia di capitano a Chiesa. E Chiesa, che è un ragazzo intelligente, l'avrebbe dovuta rifiutare. Sono d'accordo. Sapendo che sarebbe stato alla Juventus il giorno dopo. Tra l'altro Pradè ha detto è stato un errore. Esatto. Sì, ho capito, ma se è stato un errore, è stato un errore grave. Di un allenatore che ha dimostrato ancora una volta di non avere il polso dello spogliatoio. E che è bene che Ribéry allora faccia l'allenatore della Fiorentina. Se deve essere questo lo spirito di Iachini. La terza cosa che voglio dire è che il calcio ormai è governato dai procuratori e dovrebbe essere fatto qualcosa per cambiare questo, perché la Fiorentina è stata schiava di questa vicenda, prima con il rinnovo, poi con le bizze, poi col padre, poi col calciatore, poi col rischio che se avesse fatto il pugno duro l'avrebbe perso a 0 euro. E questo non è giusto, perché una squadra che ha valorizzato comunque un talento dalle giovanili fino alla prima squadra, in una cessione è giusto che ci guadagni, perché comunque è un prodotto, è brutto parlare così di un umano, ma è un prodotto, e quindi per una società ci deve essere la possibilità di guadagnarci. E devo dire la verità, la Fiorentina non ci ha guadagnato quello che doveva guadagnarci, perché l'anno scorso o 2 anni fa lo vendevi a 100, a 70, quest'anno l'hai venduto a 60, 2, 8, 14, 32, la tombola, se fa 3 gol prendi un altro milione di euro, è veramente una cosa ingiusta. E poi dico al caro Federico Chiesa e a tutti i calciatori a questo punto, che le parole hanno un peso. E quindi, d'ora in avanti, mi auguro che nessun calciatore dica mai più
delle frasi che non può mantenere, perché se no succede quello che è successo al suo fratello, alla sua compagna, perché i tifosi le frasi se le ricordano. E dire alla Gazzetta dello Sport 2 anni fa: io mi ritrovo nel calcio delle bandiere e vivo per essere uno che possa ripercorrere le tappe di grandi campioni, alla domanda gli hanno citato Totti, Maldini e compagnia cantante, beh, la prossima volta lui o un altro calciatore dicano: io inseguo il mio. E il tifoso sa che non si deve affezionare a quel giocatore. Smetti di seguire la Fiorentina su Instagram un'ora dopo che hai firmato con la Juve? Insomma, ci vuole equilibrio, perché forse rispetto anche rispetto. I milioni di persone che lo seguono, i milioni di persone che lo seguono, non hanno tutti la lucidità, l'intelligenza, le capacità per capire certe cose. Quindi è bene che loro abbiano chiaro chi sono e cosa dicono. E questo, secondo me, è un principio che deve essere applicato a tutti i calciatori. Se non puoi mantenere una parola, non la devi dire. Non la devi dire, perché poi ti fai del male anche a te stesso. Parole molto chiare. Sonia, tu da tifosa come la pensi? In quanto a bandiera, quando parlava di bandiere mi veniva in mente l'asta e l'utilizzo che ne farei nei confronti di Chiesa, lo sventolerei. E quindi niente, sono rimasta malissimo, malissimo per di cosa? Io mi rifaccio alla fascia. Io quando mi sono resa conto, quando ho letto su Firenze Viola che avevano dato la fascia, ho detto no, sarà un errore. Non può essere, ti giuro, non può essere, io ti giuro, ti ho tirato in ballo Iachini, io vorrei anche tirare in ballo l'intoccabile, se è possibile, guardate, perché dire, ma da che schifo, ma si può vedere, guarda, se no si dice le parolacce, non si possa dire, cioè, no. Chi è l'intoccabile? Cioè, Antonioni, il capitano con la C maiuscola. Io avrei voluto che, se era in fase di confusione Iachini, che intervenisse, che qualcuno gli dicesse: ascolta Ciccio, io sono il capitano, so cosa vuol dire portare questa fascia, so cosa vuol dire essere un simbolo per Firenze, Chiesa non è un simbolo, non è mai stato un simbolo per Firenze, la fascia che io ho tenuto sul mio braccio e ho onorato con il mio gioco, con la mia passione, con il mio affetto, non deve andare al braccio di questo mercenario, lui e Sopà. Però tanto 2 anni fa dai tifosi lui era identificato come una bandiera, cioè era possibile, ragazzi, ma lui voleva essere identificato sui bandiera così. Andiamoci piano, è stato considerato, per me no, cioè per me era considerato un buon giocatore, uno dei giocatori migliori, forse il giocatore migliore che aveva la Fiorentina, forse senza forse, scusate il giro di parole, però bandiera, su questo termine veramente vorrei stendere un velo pietoso. Se n'è andata male, per me, scusatemi, ma andava ceduto l'anno scorso. A non sarebbe punto, successo sì. niente. Se Rocco arrivava, che noi ci se ne aveva le palle piene di tutti, ci diceva: ragazzi, io sono arrivato, ma il contratto l'avevano già fatto, senza fare paragoni con Baggio, perché lui si deve veramente sciacquare la bocca e nemmeno pronunciarlo, Baggio alla Fiorentina. Sì. Ecco, per me se ne doveva essere andato l'anno scorso, ci si prendeva sonanti e ballanti i 60 o 70 milioni. Ma non nel caso la piazza come si poteva muovere? Non si arrabbiava nessuno. Per me, non sa- dai, venia per piacere. Ma per di quello. Che? Ma di che? Cioè, ma secondo te la gente aveva fatto un concampionato? Anche, cioè, non è che avesse fatto sì, chissà che cosa. Via, se no, diciamocela bene. Se questo arrivava dopo averci liberato dai Della Valle e diceva: io questo contratto l'ho trovato fatto così, ragazzi, non ci posso fare niente, ma io con questi 60, 70, 80 milioni che sono, rimetto sulla squadra. Cioè, secondo me non ci sarebbe stata una sommossa. Sì, sì. Non ci sarebbe stata una sommossa. Quindi è stata un'operazione, secondo me, non gestita benissimo, che poi ci si sia levati un peso, è un termine molto edulcorato per dire che se n'è però andato. Però è molto forte, eh? Sì, molto. Sì. Secondo me è pesante. Sì. È molto forte. Era chiaro che era così. E purtroppo lo sai chi era il peso? Il padre. Certo. Bene. Allora, poi se qualche... Allora, fermi. Sandro, la prendo, parte. Io la prendo da un altro punto di vista. Secondo me la Fiorentina ha fatto un affare. Fiorentina ha fatto un affare e questi soldi, prima di tutto, era un affare, diciamo, anche studiato a tavolino. E se siamo arrivati anche agli ultimi momenti, forse era studiato anche questo, perché Fiorentina doveva incamerare una cifra ovviamente più che importante per la vendita di Chiesa, e l'ha fatto. Poi il problema quale sarebbe stato? Quello di dover reinvestire subito questa cifra, siccome questi soldi, che
che poi arriveranno negli anni, non arrivano subito tutti insieme, 2 milioni, 8 milioni, saranno circa 40. 60 milioni, arriveranno tutti perché le clausole che sono state stipulate sono clausole che, insomma, voglio dire, non ci sono rischi per la Fiorentina. La Juventus almeno quarta arriva di sicuro in uno dei prossimi anni. Non si può neanche augurare di andare male. Il problema qual è? Secondo me è stato un altro il problema, che l'affare è stato concluso agli ultimi momenti del mercato e non c'è stato più tempo per reinvestire subito questi soldi. Questo anche perché giocatori che francamente avrebbero potuto interessare la Fiorentina, Milik da una parte, Milik ha detto di no, Piontek era diventato più difficile da raggiungere, Riccardo Galli credo mi possa confortare su quello, quindi per cui si finisce qui. Ovviamente niente condanno assolutamente le diciamo così gli insulti e le cosacce che ho letto contro la fidanzata di Chiesa, contro il fratello, insomma, che non c'entrano niente. No. Non è roba da Firenze. Sono dei gesti sbagliati, con Chiesa e con il babbo uno se la può prendere e va tutto bene. Con il ragazzino e con la signorina assolutamente no. Io vorrei una cosa, che dunque non era possibile prendere la punta ora, la punta alla Fiorentina serve, inutile stare a dire, mi auguro di essere smentito e che da qui a dicembre qua me la metta dentro 15 volte e altrettanto possano fare Cutrone e Vlahovic, però credo che questa sia solo una scommessa. Se la scommessa che la Fiorentina ha fatto non dovesse essere vinta a dicembre, la Fiorentina è diciamo obbligata a correre ai ripari nel mercato di gennaio, difficilissimo, più corto, però a quel punto nessuno potrebbe perdonare, fra virgolette, a commisso di tenersi in tasca 60 milioni e non reinvestirli. Per cui se non ce ne fosse bisogno io sarei contento, perché vorrebbe dire che questi tre attaccanti hanno cominciato a segnare, ma temo, temo che non sia alla fine così. Va bene, riguardo sempre alla fascia, se vuoi anche replicare, ti volevo chiedere, secondo te l'errore da chi è stato fatto? C'è l'errore più allora grave? Va bene, l'analisi, quella che hanno fatto Tommaso e Sonia... Sulla fascia, scusa, voglio dire, è stata una sciocchezza, l'hanno riconosciuto loro stessi, però mi sembra strano, Pradè dice è stato un errore, ma nessuno se n'era accorto? Certo. Ecco, io credo che insieme a Iachini ci sia stato anche quella parte. Io credo che invece Pradè, la società, ecco perché lui che abbiano deciso tutti insieme, ma quello che diventa è incomprensibile la ragione, perché se tu hai lo stadio pieno puoi fare anche la provocazione. Hanno avuto dire, quella fortuna lì che non c'era la gente, appunto, perché lui dopo 5 minuti ma io la provocazione l'avrei capita di più, no? Avrei detto guarda, allora noi ti mettiamo anche capitano, così ci sono 40.000 che sanno che domani va, invece no, non c'era nemmeno, quindi è stato proprio un errore di quelli che secondo me Iachini, Pradè, loro che hanno deciso. Mi piacerebbe capire qual è stata la ragione del gesto. Non l'hanno detto, gliel'avete chiesto, ma non ti ha risposto. Esatto, appunto, ecco perché non mi piacerebbe, perché non c'è stata la risposta. Posso dire però, perché Pradè ha chiesto scusa, che io credo anche per se stesso, cioè per la società, perché la società lo sapeva. Antognoni, se fosse stato Antognoni, poteva essere l'unico a dirgli, ragazzi, ma qui cosa facciamo? Cioè, facciamo fare il capitano a questo? Lo faccia ora chi c'era? Il portiere? Dai la fascia al portiere, così fai come la vecchia Juve, no? Lo dai a Zoff, lo dai a Buffon, metti il portiere, il capitano è lui. Ragoschi non è Zoff e non è Buffon, ma qui... No, no, però io parlavo dei gesti, però, scusa, per sé, non delle qualità. Ma la reazione... Lo stadio era... Filippo ci sarebbe da aprire una roba. Però quello però è stato un altro argomento grosso. La reazione, scusa Greta, ma chiudo subito. La reazione dello stadio non ci poteva essere quella roboante di 20.000, 30.000. Ma gli stessi 1.000 invitati, che erano tutti operatori sanitari, tra l'altro tanti medici, infermieri che si conoscono, il brusio c'è stato. Ma sì. Appena hanno visto entrare in campo Chiesa con la fascia, lì sotto la tribuna coperta, il brusio c'è stato. Ma quello che ha detto Sonia, chiunque si è collegato. Comunque, se guardi la platea, ormai errore, sui social che sono la platea, no? Sì, se un minuto, cioè al momento, io ho messo un post su Facebook e c'era gente che ancora mi diceva: ma è che tu dici la fascia di capitano? Ragazzi, andate a vedere gli articoli, non è che me lo sono inventato io. Qualcuno mi ha detto che questo ha bevuto a me. Capito perché avevo scritto sta cosa? È una.
non si affronta. No, ma non è concepibile. Quella è ma come poteva? Sì, quella è stata quella una cosa folle, aspetta, ma folle. Ma poi giustificata. Ma i gobbi ci hanno preso per le mele, cioè per tanto, che ti immagini. Poi tanto chi l'ha giustificata anche male, perché ha sentito qual era poi il paragone. Non c'è Ribéry, allora la prende Chiesa. Ragazzi, ma poi non c'è Ribéry, cioè metti il paragone con il simbolo, in questo momento è il simbolo volevo Fiorentina. Volevo chiedervi un'altra cosa riguardo proprio alla fascia. Oltre a essere data a Chiesa, questa fascia non aveva lo stemma di A13. Meno male. Voi tifosi, c'è stato perché non c'è stato nessun comunicato. Io, non, io, leggo, io ti dico quello che ho letto. Quello che ho letto dice che che siano intervenute la tifoseria, la curva, tramite i suoi rappresentanti. Quello che ho letto, perché io non lo so, capito? E io quando ho detto fascia di capitano, ho avuto due occhi così, ho detto la fascia di Davide. Comunque scusatemi, posso dire una cosa? Sì. Perdonatemi. Questa cosa del simbolo di Astori, la fascia della Fiorentina, ora scusatemi, ma per quanto posso credere che i tifosi della Fiorentina abbiano aderenze nello spogliatoio, ma scusatemi, ma Iachini che ha fatto? Ha chiamato il capo curva e gli ha detto: oh Ciccio, do la fascia a Chiesa. No, fermo, non gli dare quella da Story. No, ma metti te che quando è uscita la notizia sui siti, qualcuno abbia secondo me in quello spogliatoio, prima di quella partita, è successo un gran casino. Ma un gran casino. Perché il fatto che io non credo che i tifosi sapessero, perché quella è veramente una roba che si è. Che decidono in quelle quattro murette. Cioè, bravo Tommaso, sono molto d'accordo. Sandro. Dopodiché, secondo me, quando Chiesa è arrivato Iachini e gli ha dato la fascia di capitano di Astori, secondo me qualcuno dei 23 si è alzato e gli ha detto: mister, lei è di fuori come un balcone, questa fascia qui lo sa cosa vuol dire per Firenze? Questo signore domani... Ragazzi, ma i compagni di squadra di Chiesa sapevano che andava alla Juve da un mese. Certo, ma si sapeva tutti. Qualcuno ha detto: mister, mi scusi, lo faccio capitano, ma questa fascia qui no. Tra l'altro, poi se non sbaglio hanno detto che anche i compagni erano d'accordo, se non ho letto male qualche parte. È sicuramente e secondo me mi ma a me non mi sembra nemmeno potessero essere d'accordo. Mi fa pensare che si sia inalberato molto facilmente. L'esperienza di tutti, sotto tutti i punti di vista, di uno come Ribéry, mi fa pensare che quello spogliatoio prima della partita sia stata una polveriera, e anche l'amicizia e l'amore. Posso l'affetto... obiettare che loro erano in tribuna, però forse. No, ma Ribéry era sicuramente nello spogliatoio. Ma prima della partita prima sono partita. Quindi io credo che quello spogliatoio è successo un gran casino. E poi la partita l'hai persa alla fine. Tra quando succede questo, le partite poi le perdi. No, quella partita era nata male. Sotto bravo, tutti i punti. Perché secondo me quei ragazzi sono entrati in campo. Che la testa non c'era. Certo. E tra l'altro la testa non c'era, ne parleremo dopo. Perché scusami. No. Ora c'è. Però io devo dire due o tre cose a Beppe Iachini. Ne parleremo allora subito dopo la pubblicità. Bene. Le tue difese immunitarie sono messe alla prova. Da oggi c'è Sustenium Immuno. Protegge te e tutta la famiglia. Difenditi con Sustenium Immuno. E con il cambio di stagione, prova la spinta di Sustenium Plus, il massimo dell'energia. Con i magnifici 10 di Euronics va in scena il meglio della tecnologia. Vuoi la lavatrice Hotpoint 9 kg con tecnologia a vapore a €199? Può essere tua se acquisti un altro prodotto da almeno €599. Solo da Euronics. Andrea, ti vedo felice. Cosa è successo? Sono felicissimo e sereno. Finalmente ho risolto tutti i miei problemi di liquidità. Accidenti, hai ereditato? No, meglio. Hai fatto fortuna? No, molto, molto meglio. Ho fatto 13 con Credici. Finanziamenti a pensionati e dipendenti anche con la cessione del quinto. Ho fatto 13 con Credici. Fallo anche tu. Organico. Plastica, lattine e vetro. Carta e cartone. Fai la raccolta differenziata. Falla bene. Per te. Per l'ambiente. Seitoscana.it. La sostenibilità è l'orizzonte che ci guida indicandoci la direzione. Per noi di Estra significa essere presenti sul territorio con l'energia delle nostre persone e lavorare al fianco di clienti e fornitori nel rispetto dell'ambiente.
significa vicinanza alle comunità di oggi con uno sguardo rivolto alle generazioni di domani. Perché è nel futuro che da sempre troviamo il senso del nostro agire presente. Arriva il Telepass ai parcheggi del Serraglio, Piazza Ebensi, Porta Fiorentina. Da lunedì 20 luglio il nuovo servizio. Consiac Servizi Comuni, Telepass ai parcheggi del Serraglio, Piazza Ebensi, Porta Fiorentina. Da lunedì 20 luglio. Benvenuti da Carini. Cosa realizziamo? Porte da garage di alta qualità. Carini è sicurezza e comfort nel tuo spazio abitativo. E questo è tutto? No, non è tutto. Studiamo per te la soluzione migliore per le tue esigenze. Seguitemi! Il nostro team è fatto di persone. Progettisti, costruttori e montatori dei quali ci prendiamo cura. La misura dei nostri prodotti sei tu. Eh già. Ma vuoi sapere cosa ci rende così speciali? Noi siamo qui a Monte San Savino, nel cuore della Toscana, magari a un passo da te, ma lavoriamo in tutta Italia. Precisi, veloci e raggiungibili. Benvenuti nella nostra grande famiglia. Carini, stabilimento e showroom a Monte San Savino, Arezzo. E eccoci in diretta, stanno arrivando tanti messaggi. L'unica cosa, vorrei dare la parola a Tommaso Mattei, perché dovevi concludere comunque una tua idea, voglio romperti la scaletta, no, o assolutamente scavallare gli argomenti, però volevo un attimo affrontare, perché okay, sono partito dalla fascia di Chiesa, dalla scelta di Iachini, poi giustissimo dire che comunque anche Pradè, tutta la società ne è coinvolta, però tornando un attimo a Iachini, ora guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Cajecon non è l'ultimo arrivato del mondo, è un giocatore che, insomma, l'anno scorso ogni volta che arrivava a Firenze, anche alla Fiorentina, ci ha fatto dei bei dispetti. Questo quarta, mi dicono gli uomini che conoscono il calcio sudamericano, che è un bel giocatore. La rosa, se la leggiamo nel suo complesso, inizia ad avere una forma accettabile, non siamo certo una squadra da Serie C. Però se riusciamo a capire che il 3-5-2 per la Fiorentina non è il modulo da adottare, forse facciamo un salto in avanti. Però non è che devo dirlo io o Ribéry, lo deve dire Iachini. Perché mettere Amrabat regista è, scusatemi, come se a me che faccio il giornalista mi chiedessero la differenza fra, non lo so, il Parlamento e il Consiglio regionale della Toscana. Devo sapere che c'è una differenza fra chi sta, no? Quindi, se metti Amrabat regista di calcio, c'è qualcosa che non va. Tra l'altro, potrebbe essere migliori, un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Ma uno dei migliori interni del campionato che lo metti regista, ma no, mettilo in panchina piuttosto, se non puoi metterlo, se non lo. Ma non lo puoi mettere regista. L'avete visto con la Sampdoria? No. Palla da Amrabat, lui si girava e al difensore. Sì. Comunque riguarda la tattica. Fammi finire, scusa. Quindi, Cajecon è arrivato, c'abbiamo Amrabat, uh-huh, c'abbiamo Bonaventura, c'abbiamo quarta. Uh-huh. Bene, 4-3-3, Cajecon a destra, Ribéry a sinistra, una punta centrale, Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, fate voi, e Pulgar. Basta, non c'è soluzione. Cioè deve cambiare modulo e deve, perché è un 4-2-3-1. Vabbè, Pradella ha messo un po' col ceccio all'aria, dicendogli, tirandogli una frecciatina nemmeno tanto velata, quando gli ha detto non ha mai avuto una squadra così forte da allenare. Esatto. Cioè si vede c'è una grande simpatia e sintonia fra loro, quindi insomma si è capito dalla frase, esatto, che gli ha scartellato. Sì, con punta, il modulo qua a me, poi Bonaventura a sinistra, Ribéry dietro e Cajecon a destra. Però lì risacrifichi un pochino Amrabat. Lo metti dietro con Castrovilli e poi... Sì, c'è Duncan anche, eh? C'è Duncan che può fare anche lui il basso e del verde. Però insomma,
Io credo, Riccardo, non so. Sì, sì, no, no, vabbè. Questa cosa. Ma questo, allora, cioè, il 3-5-2 con questa campagna acquisti non è più il modulo utilizzabile. Perché Caion come chiesa, non credo possa andare. No, perché gli lascio, cioè, Caion è molto offensivo per fortuna e credo che possa dare, secondo me, anche un apporto a livello di gol diverso da chiesa. Io mi auguro sia il Joaquin di qualche anno. Quindi, però no, nel 5 non può essere l'esterno e dopo deve andare a aiutare la difesa, a portare pallone a fare gol. Sì, certo. Quindi il modulo deve essere cambiato. Poi se hai un 4-3-3, perché in certe situazioni si può essere più offensivi, o un 4-2-3-1, certo. Questo si deciderà anche da partita a partita. Però ecco. È finito il 3-5-2. Il cambio di modulo. Sì, sarebbe una sorpresa come davvero leggere la fascia di capitano, anche vedere che la Fiorentina dovesse affrontare proprio lo Spezia, tra l'altro un avversario abbordabile, affrontarlo con quel vecchio modulo, perché sarebbe significare andare a complicarsi la vita o utilizzare male certi giocatori. Comunque dopo ne parleremo anche più approfonditamente, che ci sarà il collegamento con Dario Marcolin. Intanto stanno arrivando dei messaggi, vero Martina? Sì. Per tutto lo studio riguardo al mercato, sto leggendo. Esatto, ve ne leggo alcuni. Per far decollare la Fiorentina ci vuole Sarri. Iachini è volenteroso, ma i giocatori che ha non sono la scarpa per il suo piede. Da Valerio di Certaldo. Un altro consiglia di prendere Mario Mandzukic, che ha svincolato. Buonasera, ora Beppe non ha più scuse. La squadra è discreta e con l'arrivo di Calejon e Quarta può cambiare anche il modulo. Come dicevamo, forza Viola, Stefano 69. Mm-hmm. Facciamo sempre lo sbaglio, a proposito di Chiesa, di affezionarci ai giocatori. Il calcio è cambiato e chi non vuole rimanere è bene che se ne vada. Noi dobbiamo tifare solo per la squadra, il centro sportivo e lo stadio. Un altro, non è un problema di giocatori, il problema è l'allenatore, suggeriscano Maurizio Sarri. Buonasera, la cosa intollerabile, come è stato detto, sono le offese verso Chiesa e alle persone a lui vicino, basta, ma l'abbiamo già detto anche noi, abbiamo detto mille volte che noi amiamo la Fiorentina, la maglia, lontano da Firenze, lontano dal cuore, viva Firenze e la Fiorentina. Marta da Pro. Volevo dire una cosina, ora. Io capisco, non offendiamo fratellini, non offendiamo le fidanzate, per l'amor di Dio. Però, se si fosse stato sugli spalti, io ve l'assicuro che qualche complimento a Chiesa e suo bambino gli si faceva, qualche saluto un pochino colorito, non ti dico mica, però cioè, Lippi insegna, no? C'è qualche cosa di colorito, non sei all'oratorio di prete, sei allo stadio. All'Accademia della Crusca. Qua è qualche salutino e gli andava dato. Lui ha avuto la fortuna di capitare in un periodo storico in cui non si poteva nemmeno fischiarlo o infamarlo per giusta causa. E tornerà a Firenze e tornerà e li piglierà con gli interessi. No, perché mi sa che saremo ancora chiusi. T'ho detto quando sarà prima possibile. C'è Juventus Fiorentina, quindi Fiorentina Juventus è molto avanti. Dici, ci facciamo riaprire no, tutto. Io non credo ci faranno tornare allo stadio, stante la situazione, però sarà aprile, no? Aprile dovrebbe essere aprile. Io la vedo dura, Ricca. Sì, la vedo dura per tutto l'anno anch'io, a parte le battute, però. No, perché è stato proprio brutto il suo atteggiamento, non il fatto di non ci affezioniamo, volevo rispondere anche a quella al discorso dell'affezionarci. Ci affezioniamo più che altro, c'eravamo affezionati probabilmente all'idea del ragazzo della nostra primavera. Il tifoso Viola cresce, è un po' romantico, che, no? Purtroppo siamo ancora romantici perché ci teniamo per noi, ma come per tutti, io mi incacchio a bestia, scusatemi, quando sento a dire i fiorentini la piazza di Firenze, scusatemi, ma a Gobentus lassù è un zaini neri con Sarri, hanno fatto andare via Sarri perché non erano contenti nemmeno alla Juventus. Ragazzi, ma gli interisti che si lamentano come Conte ogni campionato gli manca qualche cosa, abbozziamola di dire fiorentini sono qui, fiorentini sono là. I fiorentini sono come tutti gli altri tifosi, se c'è qualcosa non ci va bene si dice la nostra. Cioè Duvora mia certo si facesse lodi a Chiesa e Sofappe come si sono comportati. Io per come l'era incavolato commissa avrei fatto molto più la dura, ecco. Gli telefonavo io o mi telefonava lui? Ma gli telefonavo gli orecchi io lui. Per aggiungere a quello che stavi dicendo, che cosa è stato, anche se non è stata una bella storia quella di Chiesa, no? Il ragazzino cresciuto, la scoperta di Paolo Sousa, io me lo ricordo in ritiro. L'azzardo quando di vederlo. Lui aveva questo ragazzino e venne fuori, si parlava e disse, guardate che questo è un fenomeno. Certo. Questo, quindi insomma... Ti scatta un qualcosa, l'hai visto crescere, hai visto giocare bene e poi finire male così è inevitabile. Poi insomma. Posso dire che Riccardo, nella sua. Il primo premio in assoluto che gli è stato dato a Chiesa, gliel'ha dato, come tu sai,
l'associazione Stampa Toscana. Me lo ricordo. Era sì, sì. Il 2017? Due anni, sì, 2017-19 era sono Natale, due anni. Natale 2017, sì, c'era 2017. Corvino. Io ho infatti sì, sì, sì. Nell'ufficio ho ancora la foto con Corvino, Chiesa, ecco. Ora quella foto la leviamo. Bravo. Oppure ci metti quella con la Jeep. Bravo. Davanti, quella con la scritta Jeep davanti. Allora, parlavamo comunque, ricambiando il discorso e non basandoci solo su Chiesa, io guarderei una grafica del mercato, ovvero quello che è stato fatto nel mercato estivo. Ovviamente non abbiamo messo tutti i nomi, ma quelli più importanti. Scusa, entrate... posso fare un complimento a Federico? Bravo, nonostante tutto, nonostante la sua scarsezza, poverino, con tutto l'affetto, io non ce l'ho perché lo faceva giocare, perché lei era scarso, ma con chi lo faceva giocare? Ceccherini. Ceccherini, ecco, sì. Aspettate. Che si chiama Federico pure lui. Comunque ha fatto un messaggio carino per salutare i tifosi. No, vero, l'altro. Onore a Ceccherini. Scusate. Ah. Va bene, lo dico. Vai. No, mercato, perché... un secondo che ve le leggo: Bonaventura, Borca Valero, Quarto, Callejon e Barreca. Le uscite abbiamo messo quelle un pochino più importanti, tra virgolette, la fondamentale Chiesa, poi Ceccherini, Agudelo e Sottil. Ceccherini l'abbiamo messo come uscita anche perché da Sandro ultimamente non era molto. Ma per me può restare apprezzato. Anche dove è andato. No, anche lui. Ma Ceccherini io non ce l'avevo ovviamente con la persona, no, ci ovvio, mancherebbe. Ovviamente. E fra l'altro ha ragione Sonia, se n'è andato proprio da bravo ragazzo, sì, salutando per bene. Federico Sano ci è toccato. Purtroppo, purtroppo ripeto, io ho dovuto annotare che la partita di San Siro lui ci ha messo del suo, ci ha messo in gravissima difficoltà. La partita con la Sampdoria, voglio dire, ce l'ha praticamente viziata, e allora Ceccherini, con tutto l'affetto, ciao e grazie. E grazie. Sì. Bravo. No, e volevo bravo. Dire, scusami, poi ti lascio la parola. No. Tra l'altro, perdonatemi, ma anche questo, io da decenni che faccio questa battaglia, non la vincerò, lo so di già, però mi piace portarla avanti. Perché i calciatori, gli arbitri, tutti questi personaggi noti, pubblici, non devono mai esporsi? Perché non devono parlare? Perché non devono prendersi le responsabilità? Quando sono sotto contratto. Quando sono sotto contratto e sotto pressione. Perché se io sbaglio, vengo chiamato in pubblica piazza a dover chiedere scusa davanti al mio gruppo di lavoro? Questi hanno un gruppo di lavoro, per loro sfortuna o fortuna, piuttosto ampio, perché sono personaggi pubblici sotto la lente dei riflettori. E quindi io vorrei tanto che Chiesa, o il prossimo Chiesa, che sia a Firenze o che sia a Napoli o che sia ovunque, abbia il coraggio di prendere il microfonino e dire: signori, sapete che vi dico? Io voglio andare alla Juventus, o io voglio andare al Real Madrid, o io voglio rompere questo contratto perché a Firenze non ci sto bene. Non che deve essere i sotterfugi, ma ve lo ricordate l'anno scorso? Un po' più di limpidezza. Tommaso, ti posso rispondere? Certo. La risposta è chiarissima, purtroppo. Lo so, non oggi, lo faranno mai, lo so. Ma c'è un motivo, perché da quando sono comparsi procuratori, sponsor e il fatto che non sei, che non è più la società proprietaria del cartellino, ma è, diciamo, giocatore stesso che si autogestisce, eccetera, è cambiato il mondo. Prima il mondo era tutto diverso. Io ti posso garantire, appartengo a una generazione di giornalisti che andava a bordo campo e stava lì a vedere gli allenamenti, ci si parlava con i giocatori tutti i giorni, sì, sì. Ogni volta. Riccardo Galli ha fatto parte all'inizio di questo tipo sì, di... Sì, sì, da parte finale, quando stavano finendo... Quando stava cambiando il mondo, c'era l'ultima volta all'West e arrivò Riccardo Galli. Sì, Galli. Sì, è così, davvero. Il problema è era quello. Noi potevamo star lì ogni giorno, okay. Tommaso, ti assicuro che potevamo scrivere un pezzo vivo. Ci credo. Su quello che stava succedendo. Però io non mi riferisco solo a questo, al rapporto stampa-calciatori, io mi riferisco al fatto che loro si prendono la responsabilità di dire a tutti la loro volontà. Ma l'anno scorso, ve lo ricordate, i pranzi... Questo però è il sistema calcio. Sì, certo, i pranzi del babbo di Chiesa, le uscite secondarie per non incontrare la stampa, le ricostruzioni dei pranzi, delle parole dette a Commisso, a Prade, eccetera, eccetera. Ma che abbi il coraggio di prendere, esci dal centro sportivo, trovi 20 giornalisti, microfoni sotto, non ti aggiungo una piccola domani. Cosa. Io sono libero di dire quello che voglio e vi dico che stiamo aggiungo... andando. Voglio andare certo, certo. Sarebbe, allora, sarebbe una bella rivoluzione. Ti aggiungo una piccola cosa: ci sono stati fra i giornalisti sportivi anche colleghi intellettuali veri. Cosa succedeva? Quando c'erano situazioni al tempo del terrorismo, ecco, c'era qualcuno, per esempio Ormezzano, che è stato grande direttore anche di Tutto Sport. Certo.
andava a parlare di terrorismo con i giocatori della Juventus e del Torino. Ed era, e venivano fuori delle cose eccezionali, scritte poi da un signore che aveva, che ha ancora, nonostante l'età, la penna eccezionale. Ma oggi prova ad andare a domandare. Ecco, Sandro, ho capito anche cosa fargli parlare del lockdown o di queste cose. A me, se Chiesa non sa cosa voglia, cos'è il MES, a me non me ne frega niente. Io voglio che questi calciatori, per evitare anche le reazioni del pubblico, prendano si prendano gli zibidei in mano e dicano come stanno. Chiesa vuole andare dalla Juve da 3 anni, il padre vuole che Chiesa vada, suo figlio vada alla Juve, lo dicesse. A me sembrano un po' fantocci, un po' bambolotti in mano dei procuratori. Non te lo diranno mai, quindi esatto. Secondo me mi sembra procuratori e sponsor hanno chiaramente messo il cappello, li hanno messi in una campana di vetro, non li vedi quasi più, capito? Sì, per carità, non ci però sono. Un minimo di volontà ce l'avranno, non è che sono degli automi. No, perché ti dicono che sono pagati bene, in maniera eccezionale, quindi per... E pagati esentasse, per essere chiari anche, e questa è la cosa, a me che pago le tasse da 50 anni mi dà un po' fastidio. Ecco, sono in questa campana di vetro protetti, ma devono stare zitti. Tutto lì. Tornando al mercato, io vorrei chiedere a voi un voto generale al mercato della Fiorentina estivo. Che è un po'. Posso astenermi, vai. No, non ti puoi astenere, almeno un voto, se almeno. Ma poi si va in serie, deve essere il primo. Sono arrabbiato, sono deluso, sono amareggiato, darei un voto di pancia. Provo a riflettere. Anche se ci vedi messi parte tutti, no? Tutti motivati. Abbiamo visto prima. Guarda, con quella grafica che mi hai fatto vedere. Non abbiamo messo per esempio Amrabat perché fa parte, sì, certo, del mercato. Qua me le solite cose che, sì, sappiamo. Sì, sì, che sappiamo. Ricordiamo che comunque Bonaventura, Borca Valero. Allora, a te è mancato l'attaccante. Sono svincolata. A te è mancato quello. È quello che perché a me... se, allora, se tu dai una valutazione solo economica e parzialmente tattica delle operazioni in entrata, tu dici guarda, la Fiorentina ha preso due svincolati che saranno titolari. Bonaventura è un buon svincolato. E Calleon. Okay. Anche lui ha preso un difensore pagandolo, ma che un anno fa il Milan si sentì dire no a un'offerta di 20 milioni. Ok? Quindi se la metti così, io lascio stare Borca Valero, metto Barreca più che quarta al posto di Ceccherini, metto Barreca nel numero. Allora se la metti così, dici è stato fatto quello che doveva essere fatto, manca l'altra manca cosa, l'attaccante. Perché allora secondo me, scusa, è quello che inficia secondo capito, me manca sulla se hai finito sì stavo... allora, secondo me non manca solo l'attaccante, secondo me manca anche il regista, perché l'avete detto voi anche prima ed è il mio pensiero, manca un giocatore che lì dietro sappia mettere tutti in riga, tenere la bacchetta, il direttore d'orchestra. Pizarro, manca il Pizarro, ne fanno esatto più. Manca il direttore d'orchestra e la Fiorentina con un direttore d'orchestra e una punta sarebbe una squadra quasi completa. Sì, dico sì. Quasi perché poi può sempre marcare qualcosa. Ma ecco, il mercato secondo me non è soddisfacente. La punta l'abbiamo detto, ma la punta vogliono fare la scommessa. Facciamo fare la scommessa fino a dicembre. Però il regista... ci vuole, perché altrimenti sì, il modulo che l'avete detto, io lo sottoscrivo, 4-3-3 è l'unica cosa che si possa fare, anche perché Calleone a destra, Ribéry a sinistra, il problema è che nel mezzo ci vuole qualcuno che la butti dentro, perché Calleone a destra, Ribéry a sinistra, di palloni in area ne procureranno tantissimi. Una quantità enorme. Sì, sì. Ecco. Però a parte quello che manca, quello che è stato fatto, io voglio un voto da voi analizzando quello che ha fatto la Fiorentina. So, rispetto anche alle altre squadre. Io, guarda, 6.5. No, 7. Quanto? No. 6. Quanto? No. Abbiamo fatto un sondaggio con i nostri amici da casa tramite i canali social e il voto generale è venuto fuori 4, 4.5, 5. No, io allora è sono... solo un 6. Sono più cattivi di noi. 5, 5.5. Sì, no, io no, 4, 4.5 quindi no. No, però io aspettavo l'attaccante, per la verità, quindi io... Io 5 e mezzo, 6, siamo lì. Perché credo la storia del regista ci sia stata una complicazione, questo lo credo, quindi non è del fatto che c'era Pulgar che doveva uscire e creare il posto, Pulgar è rimasto e allora ti è rimasto questo centrocampista in più. Però, no, certo, è una limitazione, Io gli do 5.
5. Sonia? Sì, anch'io sono 5, non arriva alla sufficienza. 5 e mezzo, ma guarda, 5 e mezzo. E allora la media è 5 e mezzo. 5 e mezzo, 5 e mezzo. Va bene, mi metto. Posso fare un applauso a Caleon? Sì. Perché gli voglio piace hai accennato Sandro però, hai fatto, no, posso fare un applauso a Caleon, ha accennato te. È sudamericano, le cosce ce l'ha ancora da far vedere. Ragazzi, non è sudamericano. No, spagnolo, è vero, hai ragione. Mi sono fatta prendere dai sudamericani perché non si pensava a quello delle cosce. Sì, però ascoltami, però, non ti puoi rifare niente. No, ma volevo. Ma poi sempre Wanda, mancano 4 minuti alla fine della seconda fase. Dei maligoni! Cosce di cazzo! No! Una cosa sciarracca io, il baffo, il Madonna, chi li sopporta questi? Tira il baffo! No, ma è garbato, guarda gli altri. Allora, io scusatemi, vi voglio tanto. Gabbani, sì, uguale. Vi voglio tanto bene in categoria dei giornalisti. Vi voglio tanto bene, però chi gliel'ha chiesto? Lei viene a fare, lei è l'erede di Chiesa, lei viene a prendere il posto a Chiesa, così ho detto Chiesa chi? Lo amavo già. Bello. Sul Chiesa chi? Ero già a cuoricini, cioè veramente, ma come si fa a chiedere una cosa del genere a questo che ha giocato un fior fior di giocatori, con fior fior di squadre, ha vinto un sacco di cose, un calciatore eccezionale, lei viene a fare l'erede di Chiesa, ma sorata gliela rispondo, dai, veramente. Il napoletano. Sono d'accordo, Sonia, sono d'accordo. Non erano ormoni questi, vedi? Oh. No, no, però non si fida. Però no. Ti piace anche Kylie Con. No. Io rimango per ora con casa, risponde un quadra bene quarta, quando arriverò ve lo farò sapere. Attenzione. Mentre lei e Dragoschi anche, vero? No, lei è latina. Anche sangue se c'è latino. Qualcosa su Pezzella ora. Non ti piace? No, mi sono garbate queste cose ultime dette. Vabbè, silenzio, ora torniamo per favore. Seri. Ci sono dei messaggi che vedo. Su Pezzella. Era serissima, ora se no questa. Scusa. Sì, allora leggiamo a proposito alcuni messaggi. Buonasera, ora Beppe non ha più scuse, la squadra è discreta, scusate, l'avevo già letto. Ciao, sono il Costa da Castel Fiorentino, mi meraviglio dei dirigenti viola che non hanno ancora visto Cornelius del Parma, comunque, che ha sempre fatto gol. Un altro messaggio, il miglior acquisto è stata la cessione di Ceccherini, Riccardo da Scandizzi. Povero Cecca. Tutti contro lui, d'accordo. Contro di lui. Ultimo messaggio, Duncan, che vi leggo, Duncan Amrabat Castrovilli contro il Torino ci fecero vedere un centrocampo fortissimo e il Torino nel primo tempo fece un solo tiro in porta. Perché Iachini non l'ha più riproposto? Bravo. Giuseppe da Segromigno. Da dov'è? Segromigno in Monte. Lo conosco io. Segromigno. Sì, allora, guarda il messaggio io ho fatto Giuseppe. 50 anni di Rona, voi non sapete dove è Segromigno in Monte. Segromigno, io ci vado ogni domenica a pigliare la schiacciata. No, dai, a parte le battute. Giuseppe ha detto una grande cosa, è la verità. Quel centrocampo aveva dato una certa dimostrazione. Poi il cappello, quel cappello, secondo me lo sta portando ultimamente un po' troppo stretto, avete notato? Anche in conferenza stampa c'è sempre vestito di gonfio, vuol dire ha perso lucidità, ma ora io confido che domenica con lo Spezia farà la formazione che ha detto Riccardo prima. No, io ce l'auguro anch'io, io ho detto, però ovviamente quella partita lì la deve affrontare così, perché è lo Spezia, quindi quella. Se c'era Juventus-Fiorentina all'orizzonte avrei detto occhio, vediamo, chissà quante cose ci possono essere, e sarebbe stato comunque sbagliato. Ma contro lo Spezia te devi provare questa formazione perché è un test, provare. Sì, ma deve anche restare poi quella formazione e valutare casomai il cambio col 4-2-3-1. No, te devi fare ogni domenica il cambio dell'attaccante, metti Calleon, Ribéry e nel mezzo prima metti Bravo, poi Quame, poi Cutrone e poi quando ce n'è anche più. E Cutrone ha visto, devi stare attento perché se fa 15, ora sono rimaste 15 le presenze da titolare a parte il minutaggio, dopo diventa un riscatto obbligatorio. Quindi, ti posso dire una cosa, non le farà. Questa non carenza di numeri in attacco, ovvero ci sono anche Quame, Vlahovic, io credo no, che lui è entrato dalla panchina. Ma Cutrone secondo voi può essere la panchina non scatta. L'unica cosa, dai la domanda perché forse ti rispondo. Cutrone secondo voi può essere indispensabile per la futura, diciamo, Fiorentina? No. Avendo Vlahovic e infatti io sto pensando che Cutrone possa essere eventualmente è Cutrone. È Patrick. Secondo me sarai titolare inamovibile. Stavo dicendo questo. Stavo dicendo che Cutrone invece può essere a quel punto
ceduto a gennaio. Esatto, se bravo, dovesse scenario. Arrivare l'attaccante scenario vero. possibilissimo questo qui, sì. Scusate, chiamo un attimo Dusan, Sì, facci sapere. Te chiami Caceres. Te chiami Marti. Dovrei chiamare Cristian. Io devo chiamare la pubblicità e subito dopo ci sarà Dario Marcolin con noi. Ah, grande. Ingigantiva le mie preoccupazioni. Mi sentivo di cattivo umore. Tutto mi sembrava diverso. Anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, nuovo farmaco con formula Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Menarini. Con i magnifici 10 di Euronix va in scena il meglio della tecnologia. Vuoi il climatizzatore Samsung da 12.000 BTU classe A++ a 199 euro? Può essere tuo se acquisti un altro prodotto da almeno 599 euro, solo da Euronix. Studi medici Aesthetic Medical Care. Nuova sede in via Udine 56, con ampio parcheggio al piano superiore. Nuovi servizi: gastroscopia da 98 euro, colonscopia da 120 euro, TAC da 90 euro, mammografia da 80 euro, risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 110 euro. Radiologia attiva anche sabato e domenica, aperti 7 giorni su 7. Aesthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. Andrea, ti vedo felice. Cosa è successo? Sono felicissimo e sereno. Finalmente ho risolto tutti i miei problemi di liquidità. Accidenti, hai ereditato? No, meglio. Hai fatto fortuna? No, molto, molto meglio. Ho fatto 13 con Credici. Finanziamenti a pensionati e dipendenti anche con la cessione del quinto. Ho fatto 13 con Credici. Fallo anche tu. Banca Cras e BCC Umbria è nata Banca Centro, la banca locale che mette al centro te e il tuo mondo. Tradizionale nei valori, innovativa nei servizi, salda nella relazione. Volete trovare un angolino deliziosamente tranquillo per le vostre vacanze all'Isola d'Elba, nel fresco e nel verde delle colline Mariani Campo? Bed and Breakfast dai Balleri, località La Piana, in Lentisco, via della Piana 109C, ad 1,5 km dalla dorata spiaggia di Marina di Campo. Info al telefono fax 0565 977 433 o ai cellulari 333 4898 778 320 6915 045 o venite a visitarci sui siti www.firenzevialasupersport.com o www.elbasport.com. Servizio biciclette o quant'altro vogliate fare durante il vostro soggiorno sull'isola. Vi innamorerete della nostra privacy, silenzio, tranquillità, simpatia. Siamo sempre aperti, prezzi modici, Stefano e Paola vi aspettano, a prestissimo. Paola e Elena, amici cuccioli, i cuccioli di Barboncino, teneri, dolcissimi, barboncini rosso fulvo, neri, miele, bianco, albicocca, cioccolato, champagne e grigi, i cuccioli di Barboncino, compagni delle tue giornate, da Paola e Elena, a Stabia, Firenze. Vismederi, società di ricerca e servizi qualificati con sede a Siena, opera a livello globale per supportare imprese ed aziende farmaceutiche nel miglioramento della salute pubblica, grazie allo sviluppo e all'ottimizzazione di farmaci e vaccini più sicuri ed efficaci. Il gruppo Vismederi, garanzia di qualità per i propri clienti, offre servizi che spaziano dall'esecuzione di studi clinici, alla ricerca avanzata, dalla consulenza ed analisi su alimenti, superfici di lavoro, acque ed ambiente, alla stesura di piani HACCP e all'effettuazione di test per il rilevamento del virus SARS-CoV-2 su qualsiasi tipo di superficie e struttura. Con i magnifici 10 di Euronix va in scena il meglio della tecnologia. Vuoi la Smart TV LG Ultra HD 55 pollici a 199 euro? Può essere tua se acquisti un altro prodotto da almeno 599 euro. Solo da Euronix.
Tornati in diretta, tra poco il collegamento con Dario Marcolin, che stiamo insomma mettendo a posto alcune piccole problematiche. Riguarda questo, io ho cioè visto passare, non al collegamento, ma ho visto passare Greta, un messaggio. Scusa, prima c'è una piccola Sandro? Cosa, bisogna dirla, perché effettivamente ci hanno beccato. Io non l'ho detto, chi ma ti ha beccato? Hanno beccato noi su una cosa, abbiamo fatto una gaffe qualcuno. Che si è detto? Nel senso che Amrabat contro il Torino non c'era perché era squalificato. Ah, sì, è vero. Un sì, telespettatore contro... ha mandato un messaggio dicendo che contro chi il Torino la seconda di aveva giocato l'Inter. Bene. L'Inter ha giocato con e l'Inter poi ha giocato poi con la Sampdoria. Chiediamo scusa. Ha giocato quando in sostanza abbiamo, sì, messaggio di Giuseppe, quando abbiamo perso, ecco. Beh. Allora, sono sistemato il collegamento con noi Dario Marcolin, ex calciatore tra le squadre più importanti Lazio-Sampdoria, in più allenatore, commentatore sportivo ed altro. Ciao Dario, come stai e grazie per intervenire ciao, qua me, con mi noi. Senti, sì, ti sentiamo. Non so se riesci a vedere anche tutto lo studio. Abbiamo iniziato un po' la trasmissione parlando di Chiesa, volevamo sapere la tua opinione al riguardo. Beh, allora, era già nell'aria un po' che questo passaggio di Chiesa fosse imminente, no? Si sapeva tra gli addetti dei lavori, si parlava già che era già concluso da una settimana prima, però diciamo che Federico Chiesa è un giocatore che ultimamente, devo dire, forse la Fiorentina ha avuto qualche problema, perché nel momento in cui sono arrivate le proposte per lui di andare via, non è mai riuscito più a essere quel Chiesa dell'inizio quando si è presentato alla Fiorentina, ma questo non vuol dire che le voci di mercato lo hanno condizionato, però nel rendimento forse non è stato al top come lo era nei primi anni. Questo passaggio alla Juventus per lui è una nuova vita, a Firenze sicuramente è una cosa che non piace, lo sappiamo benissimo, perché quando vai dalla Fiorentina alla Juventus succede l'impossibile. Però al di là di questo è un'occasione secondo me per lui di crescita, per cercare di vedere se nel calcio diciamo straordinario in Europa e nel mondo, cioè quello della Juventus, può avere un ruolo importante. Panchinaro. Cosa Sonia? Panchinaro. Panchinaro. Fanno il Federico. C'è le Donatellas una volta, c'era il gruppo le Donatellas. Loro fanno i Federicos, tutte e due, Bernardeschi e Chiesa. Sì, però sai, giocare nella Juventus oggi, se tu vuoi vedere chi sono i giocatori titolari, oggi giochi con Morata, Ronaldo, Dybala, giochi in mezzo al campo con Arthur, Bentancourt, con Cuadrado e dall'altra parte Alessandro, con Bonucci, Chiellini, cioè non è che quelli che giocano al posto dei due Federico sono gli ultimi arrivati. No, no, proprio per questo. Proprio per questo. Proprio per questo lei lo diceva come tifosa. In mentre riguardo... No, certo, però... No, io dico solo che è il nuovo che avanza, cioè per arrivare alla Juventus ci vuole almeno un anno di tirocinio e poi giocare titolare. Mentre riguardo al mercato in generale della Fiorentina, come che voto puoi dare? Cosa ne pensi anche delle mosse di Pradé? Ma guarda, a me è un mercato che mi è piaciuto, perché se tu pensi a Bonaventura, pensi a Cagliarone che doveva andare alla Lazio, pensi a Amrabat, era un giocatore che probabilmente la Fiorentina è stata brava a prenderlo a gennaio, ma da gennaio a giugno, anche post-Covid, si è fatto segnalare per uno dei centrocampisti migliori del campionato, quindi Barreca pure è un buon giocatore, cioè bisogna poi vedere nel metterli insieme come possono esprimere le loro qualità. Ti dico, sulla carta per me fosse arrivato anche Milik sarebbe stato il massimo. Ti ha detto di no. Ma e ti volevo anche chiedere, rispetto alle altre squadre di Serie A, la Fiorentina come si è mossa? Per me bene, guarda, io ti ho fatto un esempio della Lazio, no? Anche parlando con altri colleghi. La Lazio quest'anno è nell'anno della Champions e aveva la possibilità di spendere dei soldi importanti per la Champions. Fatalità, ha preso dei panchinari, cioè ha preso dei giocatori, ha preso Fares dalla SPAL, ha preso comunque Morici che è un attaccante che deve ancora imporsi nel campionato italiano, comunque ha preso un giocatore dal campionato spagnolo, Escalante, che anche lì deve cercare di imporsi, mentre la Fiorentina ha preso dei titolari imminenti, no? Un po' come l'Inter ha preso dei giocatori per vincere subito. La Fiorentina, se pensi a Cagliarone, se pensi a Bonaventura, se pensi a Amrabat, sono tre giocatori che sulla carta sono tre titolari, quindi andare ad assemblarli con la rosa che
già c'era prima, per me è un passo di qualità migliore rispetto a tante altre squadre. E Iachini che modulo dovrà utilizzare? Sempre un 3-5-2 o dovrà cambiare? Ma guarda, io ti dico una cosa per gli allenatori, anche perché io sono stato allenatore, sono stato anche 2 anni alla Fiorentina. Oggi non esiste un modulo vincente, altrimenti lo farebbero tutti gli allenatori. Sono le qualità dei giocatori che ti fanno creare un modulo. È ovvio che la difesa 3, secondo me, in questo momento è un po' di base per la Fiorentina, per poi provare ad essere una squadra abbastanza offensiva, perché oggi, secondo me, la Fiorentina si può permettere, per la rosa che ha, di avere degli esterni importanti, di avere un gioco in mezzo al campo anche abbastanza tecnico e devo dirti che mi è dispiaciuta la sconfitta con la Sampdoria, ma credo che dopo il mercato ci siano le possibilità di fare un campionato al vertice. Io nella mia classifica, ti dico subito, sì. Greta, nella mia classifica che faccio per il campionato, ti dico Atalanta e Juventus su tutti. Alle spalle trovo il Milan, l'Inter, la Lazio e la Roma col Napoli e subito a cavallo la Fiorentina. È ovvio che la Fiorentina con quel mercato potrebbe entrare nelle squadre che si giocano il posto sotto Juventus e Atalanta. C'è una domanda per te da Tommaso Matteo. Sì, buonasera Marcolin. Ciao Tommaso. Ciao, due cose. La prima non è una vera e propria domanda. Sono uno dei pochi che a Firenze ha sempre rimpianto Sinisa Mihajlovic. È stato, lo sai benissimo, non amatissimo, non compreso forse, però col senno di poi ho sentito tanti opinionisti, addetti ai lavori, giornalisti e anche tifosi rimpiangerlo. Quindi insomma volevo ancora ricordare quel periodo che ti ha visto protagonista a Firenze, perché secondo me Sinisa è un gran bel allenatore. Che ne pensi? Ti do una motivazione. Allora, innanzitutto, quando noi siamo arrivati, mi sembra fosse l'anno 2011, forse 2011-2012, era il post Prandelli, non era facile prendere quel ciclo. Se tu te lo ricordi, Prandelli aveva fatto 5 anni, aveva fatto benissimo, ha amato tantissimo dalla piazza. Noi siamo subentrati prendendo un gruppo che stava un po' finendo. C'era Adrian Mutu che comunque aveva quasi finito il suo ciclo, Montolivo che l'anno dopo è andato al Milan, c'era Gilardino. I nuovi erano gli Aic e gli Ovetic, che comunque due signori giocatori, però in quel momento lì credo che la nostra difficoltà e quella di Sinisa sia stata proprio di assemblare un gruppo che stava terminando, non un gruppo che tu probabilmente avevi scelto. È ovvio che le qualità di Sinisa, poi al di là di quello che gli è successo, è stato comunque la fase offensiva, il carattere che dà le squadre, come anche lui quando entra in corsa riesce a cambiare una squadra da che ha dei dubbi a una squadra che ci crede. Forse con la Fiorentina non è riuscito a dare questa impronta proprio perché un po' io l'ho vissuto, no, in queste squadre. La Lazio nostra, dopo che ha vinto lo scudetto, ha finito il proprio ciclo e chi è arrivato dopo Edison ha avuto delle grandi difficoltà, per cui ti dico, l'ho un po' percepita anche da giocatore questa cosa. Noi ci rendevamo conto, cercavamo di motivarli tantissimo, però poi l'annata è andata un po' così così. Ecco, un'altra questione, sempre restando sugli allenatori e venendo però ai giorni nostri, io credo che a questo punto Iachini ha solamente un'opzione: andare con un modulo che metta una difesa a 4, 3 centrocampisti o 2, il tridente, l'unica punta, quindi un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Perché ad esempio io aver visto Amrabat regista con la Sampdoria mi sono messo le mani nei capelli. Rovini, uno dei più grossi interni di centrocampo dello scorso campionato, e ora che hai Kai e Con, dovesse insistere sul 3-5-2, secondo me farebbe uno dei più grossi errori per la Fiorentina in questo momento. Ma guarda Tommaso, ti dico, io sono d'accordo con te perché quello è un modulo abbastanza offensivo. Io credo che Iachini ci stia lavorando, perché quando tu fai quella sorta di acquisti anche nella fase offensiva, cioè tu pensa a un centrocampo della Fiorentina con un play davanti alla difesa, gli interni sono Bonaventura e Amrabat, sull'esterno magari hai Callejon. Cioè è una squadra che quando vai a giocare in casa o fuori casa hai la possibilità di dettare legge, nel senso che gli avversari già solo con i nomi hanno paura, no? Se poi riesci a metterli in un modo abbastanza importante offensivo, l'unica cosa che mi fa riflettere, diciamo, Tommaso, è il fatto che la storia di Iachini dice che ha avuto sempre una linea difensiva a 3. Negli ultimi, diciamo, 7-8 anni la sua storia dice che non ha quasi mai giocato a 4, e lì mi viene da dire, finché non vedo non credo. Lo vedi con la coperta corta Iachini in questo momento? Rischia che, se le cose non vanno bene, rischia di saltare, di essere uno dei primi allenatori in Serie A a saltare?
Beh, ma sai, gli allenatori hanno sempre la valigia chiusa sotto il letto, quindi il calcio cambia da due settimane con due settimane. Credo che Iachini si gioca una fetta importante, perché l'anno scorso nel finale di campionato c'era il dubbio che andasse via, no? C'era quasi la certezza, scusa, che andasse via. Poi la proprietà ha deciso di tenerlo. È ovvio che secondo me i piani della Fiorentina vengono rovinati dalla sconfitta in casa contro la Sampdoria, certo. Altrimenti la prima vittoria col Torino, a Milano aveva fatto una buona gara, vincere con la Sampdoria sarebbe stato in linea perfettamente sulla crescita della squadra. Quella sconfitta fa pesare, io ti dico, la ripresa dopo la sosta della nazionale per la Fiorentina con un mercato così, che secondo me è un mercato importante, io gli do voto 7,5-8, più che sufficiente. Da studio e da casa hanno dato un voto insufficiente, dal 5,5 al 4. Deve... No, guarda, i giocatori che ti ho detto prima, Gaetano, comunque Amrabat, Barreca, Bonaventura, cioè adesso mi vengono in mente quelli un po' più importanti, cioè sono giocatori che altre squadre non hanno comprato. Cioè la stessa, forse la Roma ha comprato quella tipologia di giocatori, però le altre squadre, cioè l'Atalanta non ha preso nessuno, la Lazio ha preso dei giocatori che sono le seconde linee, comunque l'Inter sì, ha preso Hakimi, però non ha fatto Vidal, non ha fatto degli acquisti anche in prospettiva. Se tu pensi a Bonaventura e Amrabat, che è il cuore, il centrocampo e lo specchio di una squadra, oggi io mi sentirei abbastanza tranquillo, quindi gli do un voto 7-7,5 per me al mercato. Sandro Bennucci. Buonasera Marcolini. No, buonasera Sandro. La domanda è questa: io non mi sento molto tranquillo per un motivo, perché la Fiorentina ha fatto una scommessa all'attacco su tre giocatori, su tre punte che secondo me non sono per il momento all'altezza del resto della squadra, quindi Kouamé, Vlahovic e Cutrone. Ecco, lei invece è convinto che una scommessa del genere la possa vincere la Fiorentina? Beh, ma sai, in quel caso lì subentra anche l'organizzazione e il modulo di gioco, lo diceva Tommaso prima, no? Che se tu dovessi vedere una... Io ti do del tuo, scusami. Vai, tranquillo, ci mancherebbe. E ti stavo dicendo, se tu riesci ad integrare bene un modulo offensivo, vedrai che le prestazioni di Kouamé, di Vlahovic e di Kayekon, in quel caso lì con Cutrone alle spalle, potrebbero essere supportati dai centrocampisti e avere una validità. Se tu vai a vedere la crescita che ha avuto l'Atalanta o che sta avendo il Sassuolo, se vai a prendere i nomi, sono nomi, forse l'Atalanta adesso è un po' meglio, però dico, vai a prendere dei nomi che sono migliorati nel tempo. La Fiorentina nel DNA, Kouamé a sinistra ci può stare, Vlahovic centrale l'abbiamo visto, tecnicamente è un giocatore fantastico, deve cercare di trovare quell'esplosione, poi che Iachini trovi la chiave o no, questo sarà un problema dell'allenatore che troverà strada facendo, però insomma non... Cioè, mi sembra che ci sia un percorso nuovo della Fiorentina che prima di giudicarlo aspetterei le prime 6-7 giornate di campionato. Dario, c'è un problemino, tu sai meglio di me, è inutile che te lo stia dietro, bisogna buttarla dentro. Ecco, allora, Kouamé è agile ma fragile, come l'ho definito più volte. È vero. Cutrone, com'è? L'hai definito più volte. Cutrone ha ancora qualche problema e poi... probabilmente, siccome costa troppo, potrebbe anche non giocare tutte le partite, perché poi scatterebbe l'obbligo di riscatto a 18 milioni, se non sbaglio. Mentre Vlahovic, sul quale io credevo moltissimo, gli ho visto sbagliare dei gol, hai visto come quello a Milano contro l'Inter, l'errore di Vlahovic, era in vantaggio 3-2 e poi ha perso la partita. Ecco, voglio dire, là davanti di gioco la Fiorentina ne fa tanto. Ribéry, come tu hai visto, riesce a mettere delle palle incredibili, mette in condizione di segnare tutti. Ecco, i tre che ti ho citato finora, almeno fino a questo momento, non sono riusciti a sfondare e nemmeno l'anno scorso riuscivano a sfondare. Ecco perché la mia perplessità. Ma se tu dici, se tu fossi l'allenatore ci scommetteresti, io va bene. No, guarda, ti do due canali, Sandro, ti do due canali. Primo è il fatto che l'allenatore, attraverso una tipologia di gioco, può meccanizzare dei movimenti offensivi che siano sempre quelli, meno fantasia ma più movimenti meccanizzati. La seconda è che se oggi io andassi a giocare a Milano contro il Milan e gioco 4-3-3, faccio un esempio, no? La Fiorentina, faccio un 4-3-3 di cui 5 giocatori che difendono, 5 che attaccano. I 5 che attaccano sono
Ribéry a sinistra, Kayekon a destra e Vlahovic centrale, con Amrabat e Bonaventura i due interni che spingono. È una signora squadra. Poi davanti alla difesa oppure i terzini comunque che spingono, però analizziamo questi cinque giocatori. Questi cinque giocatori oggi gli avversari hanno quella tipologia di giocatori? La Juve sì, l'Inter sì, la Lazio più o meno, la Roma sì, il Milan ce li ha e ce li ha anche la Fiorentina. Quindi io ho un po' di fiducia in quel senso, capito? Intendevo questo, Sandro, che quei nomi ci sono. Vedi una Fiorentina in prospettiva, in crescita. L'ultima sì, domanda... L'unica cosa bisogna buttarla sempre dentro, Dario, perché quella è la soluzione finale. L'ultima domanda da Sonia Nichini. Sì, Dario, volevo chiederle una cosa. Mi ha fatto molto piacere capire che lei la mette la Fiorentina, le ho contate, all'ottavo posto nella sua graduatoria. No, ho fatto due. La prima fascia è Juventus. E sì, l'ho contate. La fascia sotto è di 4-5 squadre, dove c'è Roma, Lazio, Inter, Milan e Napoli. E subito metto 5, diciamo, 2, 7, 8. Con la campagna acquisti deve entrare in quel gruppo. Sì, allora, però le volevo un parere suo, una considerazione molto romantica la mia, nel senso che sappiamo com'è andata per Chiesa, ok? Abbiamo saputo che Milik ci ha snobbato, ha detto non ci vengo, saranno problemi suoi, De Laurentiis, quello che sarà, sarà. Gradeci ha fatto sapere che Pezzella e Milenkovic non vogliono rinnovare, se ne vogliono andare. Secondo lei perché? Come facciamo? Perché questa gente può scappare da noi e non ci vuol venire? Ma è difficile perché da noi l'ambiente fiorentino comunque è una piazza fantastica per poter fare calcio, nel senso che comunque è una piazza pro squadra, è comunque una squadra che quando vai bene voli anche quando tu esci per strada, perché comunque la gente vive per il calcio, no? E devo dire che sentire questi giocatori qua, però ti posso dire una cosa, Sonia, sì? Sono tutti giocatori che tu hai nominato, non ci sono italiani. E gli italiani, secondo me, Firenze ce l'hanno più attaccata alla pelle, nel senso come storia, come città, come squadra. Escluso Chiesa. No? Escluso Chiesa, che però ha voluto giocarsi la sua carta della sua carriera. Cioè, io ti dico, è ovvio che i tifosi della Fiorentina sono arrabbiati che è andato via, però per lui è stato un salto per provare, per cercare di capire se può essere un grande giocatore in futuro sia per la nazionale che per la Juventus. Però credo che quell'attaccamento o quella voglia di rimanere alla Fiorentina passi più per gli italiani che non per gli stranieri. Ma considerato ce n'è pochi, siamo rovinati. Vabbè, vedremo in futuro, forse anche con il nuovo centro sportivo ci sta che anche i calciatori, soprattutto anche italiani, possano avvicinarsi alla Fiorentina. Ti ringraziamo, Dario Marcolin. Grazie. Per essere intervenuto. Grazie. Grazie a voi. Ciao. È stato un piacere, un saluto a tutti. E speriamo di averti anche presto in studio. Grazie Greta, un abbraccio. Ciao. Grazie, ciao. Noi ci fermiamo per una breve pausa e torniamo per la parte finale. Ciao, nome, come posso aiutarti? Nome? Ma io mi chiamo Fabiana, lasciamo stare, mi consigli una buona cuffia? Certo, per la piscina. Eh? Sì, vabbè, ciaone bot. Non sbottare, per consigli sugli acquisti prendi appuntamento con un personal shopper Euronics CDS. Un addetto vendita sarà a tua disposizione per qualsiasi esigenza quando vuoi tu. Parlare con un umano è un botto meglio. Bar Valentina, un colpo di fulmine, te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini, tante idee regalo, il pane fresco, una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio, il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook.
Grazie a dentisti costantemente aggiornati e attrezzature di alto livello tecnologico, nei centri odontoiatrici Iris è possibile ritrovare il sorriso mediante cure per salvare i denti o, se troppo tardi, per sostituirli con l'implantologia. Nei casi più complessi e clinicamente idonei, il dottor Cesare Paoleschi effettua riabilitazioni anche con la tecnica degli impianti zigomatici. I centri Iris sono in Toscana e Liguria. Studi Medici Aesthetic Medical Care. Nuova sede in via Udine 56, con ampio parcheggio al piano superiore. Nuovi servizi: gastroscopia da 98 euro, colonscopia da 120 euro, TAC da 90 euro, mammografia da 80 euro, risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 110 euro, radiologia attiva anche sabato e domenica, aperti 7 giorni su 7. Aesthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. Un'eccellenza prodotta solo in Toscana da mani toscane. Un prodotto con origini centenarie legato alla sua terra. Un gusto unico e inconfondibile, bandiera della Toscana nel mondo. Prodotta seguendo il disciplinare di produzione, garanzia di tutela e sicurezza. Con la Finocchiona IGP porti in tavola il sapore e il gusto autentico della Toscana. Finocchiona IGP. Che spettacolo! Eco bonus al 110%. Estra mobiliterà nel 2021 23 milioni in progetti e investimenti di riqualificazione energetica. E in vista di una probabile proroga alla multi-utility arrivano adesioni anche per il 2022. L'energia di Estra abbraccia tutte le squadre viola. Estra è sleeve sponsor della società Gigliata. Il marchio della multi-utility compare infatti sulle maniche della Fiorentina maschile, femminile e primavera. Attenti alle offerte commerciali e ai comportamenti scorretti di altri operatori segnalati da clienti di Estra Energie. Estra raccomanda attenzione e ricorda che si può recedere anche da un contratto firmato. Il metano arriva a Porto Ercole. Con un investimento di 673.000 euro, Centri ha concluso il primo lotto della rete gas da Orbetello alle porte di Porto Ercole, che a lavori conclusi servirà 2.000 utenze. Eccoci per l'ultima parte. Vorrei farvi una domanda a tutto lo studio, ascoltando anche le parole di Marcolin, le parole vostre, quelle anche di Pradeb e Commisso, ma questa Fiorentina è competitiva o no? Ascoltando Marcolin si va in Champions League. No, ottavi. No. Ottavi. Vabbè, però ha detto che com'è possiamo entrare nella fascia sopra. Ora anche fly analizzando. Down. Cioè, secondo me. Però Marcolin era in... Comunque è da vedere, dai. No, è da vedere. Ora è da vedere. Ora veramente c'è la curiosità di vedere questo nuovo assetto molto cambiato, con delle lacune o con, come diceva Marcolin, delle cose positive, però è da vedere all'esame. Quello che ci ha lasciato prima, allora, della sosta è Riccardo. Sì, allora comunque poi Fiorentina-Sampdoria, Fiorentina ha pagato le pressioni del mercato, anche non aveva quello diceva lui, no? Chiesa andava via, Pezzella aveva, quindi quella parte lì l'ha persa in un'altra ragione, oltre che tatticamente. Ora vediamo, è finita anche quella fase con la squadra nuova. Come si riparte? Marcolin ha confermato quello che io penso, cioè che la Fiorentina possa essere una buona squadra. Quando ti dice Calleon, Ribéry, Amrabat, ha dimenticato Castrovilli, Marcolin, perché c'è anche Castrovilli da lui si basava tenere. Tanto sul mercato, quelli che erano sì, arrivati. No, ma Amrabat era arrivato già prima, comunque va bene. Ribéry c'è sempre stato anche l'anno scorso, ma lui faceva un'ottima disamina. Il problema è sempre laggiù davanti, perché tutti questi che sono stati citati sono giocatori capaci di fare tanto gioco, di portare tanti palloni davanti per qualcuno che li possa mettere dentro. Purtroppo è lì il punto debole, non vedo nessuno in grado di metterla dentro con frequenza, con continuità. Ecco. Io credo invece che il problema grosso della Fiorentina sia in panchina, dove siede l'allenatore. Voglio dar fiducia alle parole di Riccardo. No, davvero. E dico, vediamo cosa succede da qui alle prossime 2-3 partite, non di più.
Se in queste 2-3 partite vedremo una crescita sia tattica, sia di gioco, sia di anche partecipazione, perché comunque vedi quando una squadra è armoniosa tutta insieme, è compatta, allora per carità mi ricrederò, come ho fatto sempre quando sbaglio o comunque quando vedo qualcosa che poi non si concretizza, e chiederò scusa. Altrimenti io continuerò a dire che secondo me la salvezza della Fiorentina sarà il cambio di allenatore. Ti posso aggiungere solo una giornata? No, no. Allora, secondo me... 3-4. La sosta. Allora, si riparte dopo la nazionale. A novembre c'è la nuova sosta. Ecco, in quest'arco qui, prima della prossima sosta, la Fiorentina deve aver cambiato faccia. Ti seguo. Deve aver cambiato faccia a livello tattico e anche dei risultati. E quello che stavi dicendo tu, chi è arrivato deve portare quella spinta che finora non c'era. Dopodiché, se a novembre, quando il campionato si riferma, la situazione fosse ancora quella stile Sampdoria, allora ci sarebbero... Non ci si può stringere la mano? Vieni, vai, però, riguardo proprio all'allenatore, Sarri comunque vuole risolvere il contratto. Può essere un allenatore giusto per la Fiorentina? Può o vuole venire alla Fiorentina? Guarda, solo per una questione romantica, immagino già i titoli dei giornali. Sarri a Firenze, Chiesa alla Juve, Juventus Fiorentina, si ritrova... Sarri poi ritrova Callejon, che ha fatto 2-0 Fiorentina, con doppietta di Callejon, Sarri sotto la curva all'Amazzone contro... Sperando che sia tornata la curva. E poi puoi aggiungere Sarri a gennaio porta Milik, perché era l'altro suo giocatore, quindi insomma si ricomincia a scrivere. Ma guarda, se a novembre, no, però magari ce lo prendono prima. Può essere possibile. No, allora è la Roma. Allora, Sarri si sta liberando, diciamo, per la Roma, quindi ci sono 60% la Roma e gli altri 40 non si sa, e noi ci dobbiamo mettere anche la Fiorentina. Se non ce lo portano ma via, ma posso prendere entro... Allegri alla Roma, no? No, ma perché a Roma, secondo me, ci sta andando anche Paratici, perché la prossima scossa alla Juventus sarà l'uscita di scena di Paratici. Ma credo... porti Allegri? Io credo voglia Sarri. Portare Sarri. Sì. Credo voglia fare questo. Lo dicono in tanti, è così. L'unica cosa secondo sarebbe... me la Fiorentina effettivamente non si può dire che non sia una buona squadra, no? Competitiva? Buona squadra, non ci allarghiamo, perché io preferisco stacco i piedi per terra, perché ho preso delle musate sempre negli ultimi tempi, sì. Incredibili, per cortesia, io quando ho sentito da, mi pare Costa Curta, se non sbaglio, la prima partita della Fiorentina al Torino, ho detto a Fiorentina sarà la sorpresa del campionato, io mi sono toccata, ho fatto toccare tutti i miei familiari, perché ora con una partita e tu arrivi a dire a Fiorentina sarà la sorpresa poi del campionato, io me l'auguro, partita, per l'amor di Dio, io sono la prima ad augurarmi. Ecco, quello che mi auguro inoltre... è che uno degli attaccanti trovi la via fissa, il più fissa possibile, diciamo così, del gol. Che non vada. Sono giovani, no? Ma Vlahovic va in depressione. Che fa? Si è tolto da social per stai diventando un giornalista, Sonia. Quanto ho fatto? Stai diventando un giornalista. Non mi risulta. A me sì. Ora vediamo le pagelle su Caceres. Allora, se fa la giornalista. Ma Caceres è sempre più che sufficiente. Sempre più che sufficiente. C'è una sola variabile. Devi intervenire. Per la quale Sarri. Ma non sono un giornalista. È vissuto accanto ai giornalisti per una vita. E infatti non voglio essere giornalista. Ha capito tutto. Ha vissuto con noi alla Nazione, per cui. La variabile è questa. Se la Fiorentina dovesse trovarsi in difficoltà, dovesse perdere le prossime partite, allora potrebbe di volata andare a prendere Sarri. Maurizio. E potrebbe scompaginare i piani della Roma. Potrebbe essere, perché scusami, io sapevo che ai tempi dei tempi non fu preso perché non aveva le physique dure o la plomb o la pochette dentro la sciarpona adatta per i della Valle. Fu detto assolutamente... che non lo volevo, noi l'allenatore dell'Empoli, noi siamo la Fiorentina. Sonia. Perrocco, questo ce lo vedo invece, Sarrio Perrocco lo vedo. Io feci un fondo quando lui era all'Empoli dicendo, guardate, Sarri, ora c'era Montella alla Fiorentina, non mi ricordo, che era in tempi in cui Montella era già in crisi, e se Sarri secondo me potrebbe essere... Mi infamarono, anche in casa mi infamarono, per essere chiari. Quindi non c'è... Sandro, riguardo, parli sempre di Kwame, Sarri può essere un allenatore che può far crescere Kwame, cioè renderlo agile e forte anziché agile e fragile? Dico una cosa che farà dispiacere a qualcuno, ma infatti... Cioè, vedo qualcun altro, sì, vedo qua un allenatore più quotato può far bene a Kwame. Iachini, ho paura che non riesca a fargli fare quei movimenti giusti.
perché Kwame lasciato laggiù solo davanti, ripeto, agile e fragile, perché non ha, se lo bloccano, lo marcano uomo e non ha qualcuno che gli fa da sponda accanto per sviare la marcatura così stretta, e probabilmente Kwame rimane lì e rimane bloccato, cioè non farai gol con Kwame se non cambi il tipo di gioco e non gli affianchi qualcuno che possa fare da sponda e possa andare a fare sportellate, perché Kwame le sportellate non le fa. Martina, ci sono dei messaggi da vai, casa? Vai Marti. Sì, ci sono dei messaggi, ve ne leggo alcuni. Quanti? Tre o quattro. Avete mai pensato che la punta e il regista in grado di fare la differenza non abbiano accettato Firenze? Un messaggio era per Marcolin, potresti dirci il nome per un possibile futuro acquisto per la punta? Buonasera, vorrei sapere se sono vere le dichiarazioni di Pezzella, chiede Paolo da Siena. Sì, bellissime. E se l'ha detta Pradeon vorrà mia di no, ha fatto un post su Instagram, tutto suo, quindi sì. Sì, bellissime. Ultimo messaggio che vi leggo. Buonasera, volevo chiedere cosa ne pensate del mercato viola e della mancanza probabile di un centravanti che vada in doppia cifra. Grazie Roberto. Allora, io posso rispondere a Pezzella, poi le altre domande le lascio ai colleghi. A parte, è tutto verissimo, lui ha fatto un post su Instagram, profilo ufficiale, con la famosa spunta blu che ormai ci fa capire anche a noi giornalisti quando c'è un profilo vero e un profilo fake, quindi tutto vero. L'unica cosa che non mi riassumi che cosa ha detto? Mi riassumi che cosa ha detto? Che basta con queste voci, sono stanco, è troppo tempo che si parla, chiaramente con tutto riferimento al mercato. Quello che ha detto il direttore ieri è più o meno la verità di quello che è successo durante la mia estate qui a Firenze. Non ha detto chiaramente che non voleva andare via, però ha detto che si trova bene, che non vede l'ora di tornare in campo e ha aggiunto che le male lingue che sono che non state era, dette non aveva giocato per esatto. Sì, allora era più o meno quello che avevo letto anche per l'infortunio lo ha subito un brutto però quello che ha detto non è, cioè non ci fa stare, si ritorna al discorso che ho fatto all'inizio, non cioè, ci fa stare. Pezzella ha portato un'offerta, no aspetta, volevo arrivare lì, fermo, sì. Perché stai diventando troppo... Sta diventando una giornalista. Pensa alle cosce di Caseres. Pensa alle cosce di... E non dico altro. Allora, Pradè ha usato, cito testuale, su Pezzella l'unica cosa che abbiamo avuto è che ci ha portato un'offerta del Milan di prestito. Alle 6:30. Sì. Esatto. Scusate. A casa mia, se l'italiano l'ho imparato da bambino, ci ha portato, vuol dire che lui col procuratore hanno chiesto, Pradè, è piacere, ci manda in Milan in prestito? Questo dice l'italiano. Sì. No? E il fiorentino dice, Corca che ti do la fascia di capitano. No, allora mi domando, che situazione c'è dentro la Fiorentina veramente? Quello gli ho chiesto anch'io. Perché Pradè dice, ci ha portato... Poi a Pradè, scusatemi, io ecco, ma a Pradè ci ha portato, mi hanno proposto, mi hanno fatto sapere che ho scoperto che un amico mentre ero a cena mi ha detto, ma lui cosa fa per fare il mercato? Gli portano, gli propongono e ascolta, cioè lui non fa trattative, vabbè, anche questo. Detto questo, Pezzella porta, Milenkovic infelice, Chiesa lo sappiamo, Ribéry... che ha già girato il muso, insomma, che aria c'è in questo? È quello, è una cosa che mi inquieta un po', sì. Riguardo proprio, visto che comunque, no, che comunque fra le altre cose ti ha detto verranno ceduti, perché sì. L'ha detto. Sì. Perché l'ha detto. E posso, scusatemi, questo sì. Sai, sono arrivato a Ancona, devo dirlo. Sei no? Stanco. Non è che il mio amico Beppe Iachini è il problema anche di questo spogliatoio? Questo allora per questo un po' di scricchiolio all'interno dello spogliatoio, no, un po' di ci scricchiola la squadra, cioè, di gruppo che non segue la guida, sì, perché allora la situazione. Scusate, Ribéry lo segue secondo voi Iachini? Posso dire la mia sinceramente? Zero. Voglio vedere come lo segue Caleon. Perché secondo te? Devo essere altrettanto sincero? Sì, ormai siamo... Ma è in questo terzo grado, eh. Perché secondo me non lo reputa all'altezza di poterlo allenare. E non ha l'autorità per accettare ordini da un allenatore come Beppe Iachini.
lui è... Posso dirti una cosa? Se io andassi a dirigere una redazione dove tra i miei inviati c'è Enrico Mentana, credo che Enrico Mentana a me non mi dia molta retta. Riccardo? No, questo è un paragone importante, pesante. Io credo che Ribéry, se è vero questo passaggio, allora è cambiato molto, perché da Ribéry è stato uno di quelli che l'ha voluto, no? Poi alla fine insieme ha commisso Iachini, quindi la conferma di Iachini. Quindi allora, se Ribéry si prende il potere di questa squadra, allora può nascere un qualcosa di diverso. Se gli scricchioli, ma soprattutto a me più che gli scricchioli, mi fanno pensare a quello che ricordava Sonia, ovvero che Di Pezzella è stato detto se rinnoverà, nel senso vedremo se, e quindi come dire non ci arriveremo comunque mai. Andranno via, t'ha detto. E Milenkovic l'ha detto chiaramente, ha detto Milenkovic, se arriviamo a rinnovo bene, se no siamo tutti d'accordo, Milenkovic prossimo anno se ne va. Allora io credo che sia qui, oltre agli scriccoli su Iachini, che si debba fare chiarezza. Allora arriviamo a novembre, se c'è da risolvere il problema risolviamolo prima. Ma se i due difensori più importanti manifestano e palesano la voglia di non rinnovare e di andarsene, e di che si sta parlando? Ma scusami, anche se io non la vita è fatta di sfumature e di dettagli, spesso. Avete notato nelle ultime settimane il cambio di atteggiamento di Ribéry in tutta la sua vita di Firenze? Purtroppo sì. Solo l'ultima partita, quando è stato anche ripreso più volte, aveva da fare il footing a Bagnarino. È un'altra cosa. A livello anche solo di immagine, oltre va bene a non giocare più il figlio nella Fiorentina, Proprio una differenza. Il footing prima, le storie su Instagram, al centro sportivo, il caffè la mattina col barista vicino alla Fiorentina. Ora l'incitamento nella squadra durante gli allenamenti, durante le partite, ora inizio ad avere paura che si sia rotto davvero qualcosa. L'ultima cosa che devo chiedere velocissima a Sonia e Sandro, oltre alle note tra virgolette negative, quelle positive del nuovo centro sportivo, il Viola Park, cosa ne pensi da tifosa? Sei contenta? Assolutamente, le camere da letto con le scale, sì, a parte e le puoi dare cosa... sulla testa, un capolavoro, un Sandro? Capolavoro. Volevo dire una cattiveria. Il centro sportivo va benissimo ed è stato molto bravo. Ed è stato molto bravo il mio amico sindaco di Bagnarripoli a portare commisso a Bagnarripoli. Va bene, facciamo il centro sportivo, ma caro commisso, come ho detto l'altra volta in apertura di trasmissione sabato scorso, te non c'eri. Ma non eri in conduzione. Io rifaccio l'appello, commisso, ora per favore pensa anche alla squadra. Centro sportivo di stadio ne parliamo, ma la squadra ora mettila, diciamo, fra la priorità delle priorità. Grazie. Noi invece dobbiamo pensare a chiudere. Ringrazio Riccardo Galli, La Nazione. Grazie, buonanotte, ciao. Tommaso Mattei, giornalista Mediaset. Domani sera siamo insieme. Domani sera condurrai alle 20:45 e domenica sera, io domani non ci sarò, ci sarà Gabriele Taverni, e ci sarò domenica con te, Pollina. Sonia Michini, la signora in viola. Arrivederci a tutti, alla prossima. Possiamo leggere il giovedì e dopo la partita. Giovedì e dopo le partite. Ragazzi, basta. Sandro Venucci, Firenze Post. Sì, Firenze Post che non scrive solo di Fiorentina, scrive di tutto. Certo. E quindi magari leggeteci, grazie. Grazie Greta, grazie a tutti gli amici. Martina Fanciullacci. Grazie Greta, un saluto a tutti e a presto. Ci vediamo ovviamente venerdì prossimo e vi lasciamo con il video di Viola Channel sul Viola Park.